È partita oggi la 27esima edizione della Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica, la manifestazione promossa dal Ministero dell'Istruzione col supporto del Piano Lauree Scientifiche. Da oggi fino al 2 febbraio laboratori, università, centri e istituzioni di ricerca scientifica di tutta Italia apriranno le proprie porte, offrendo a tutti l'opportunità di osservare gli scienziati al lavoro. La settimana catanese è stata inaugurata stamane da un incontro tenutosi presso l'Aula Magna del Dipartimento di Fisica e Astronomia, introdotto dal rettore dell'Ateneo Catanese, Francesco Basile, e dal direttore del Dipartimento, Valerio Pirronello, al quale hanno partecipato il preside del Centro Orientamento e Formazione, professor Nunzio Crimi, la professoressa Bianca Maria Lombardo, delegata alla didattica, e la professoressa Germana Barone, delegata per il sistema museale d'Ateneo. Nel corso della settimana, gli studenti visiteranno i luoghi della scienza con conferenze, laboratori e mostre nei dipartimenti di fisica e astronomia, matematica e informatica, il Museo di Scienze della Terra, l'Orto Botanico, il Museo di Zoologia, nonché l'Osservatorio Astrofisico e il Centro di Ricerca Kutgana. La settimana della cultura scientifica e tecnologica che nella sua 27esima edizione il MIUR ha indetto nella settimana che va da oggi 29 gennaio fino al 2 febbraio. È una settimana ricca di eventi che ha visto intanto un avvio questa mattina presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia con due interessanti conferenze, una tenuta dalla professoressa Bianca Lombardo, che è delegata per la didattica, sull'orientamento verso i corsi di laurea scientifici, e un'altra appena conclusa sul sistema museale dell'Ateneo, una ricchezza dell'Ateneo, una risorsa per il territorio, quindi nei suoi vari aspetti variegati. La settimana prevede delle visite guidate nei laboratori e dei dipartimenti scientifici, che in particolare sono appunto il Dipartimento di Fisica e Astronomia, il Dipartimento di Scienze Chimiche, il Dipartimento di Biologia, Geologia e Scienze Ambientali, il Dipartimento di Matematica e Informatica, il Kutgana con le sue riserve naturali e Città della Scienza, dove ci sarà la giornata conclusiva con la premiazione del concorso fotografico Scatti a Scienza. In questa settimana gli studenti, in generale gli studenti che provengono da tutte le scuole della Sicilia centro-orientale, abbiamo prenotazioni anche da licei, istituti superiori di Caltanissetta e di Agrigento, quindi anche di Ragusa, e quindi abbastanza lontani, che verranno a far visita nei laboratori di ricerca, nei laboratori didattici, e ascolteranno le conferenze che saranno tenute nei vari dipartimenti e faranno le visite anche alle riserve naturali del Kutgana, quindi in un insieme di immersione a tutto tondo nel mondo della scienza.